Ischia è un'isola ricca di posti meravigliosi. In questo video me ne farò vedere alcuni che potremo visitare oggi. Cominciamo con Sant'Angelo. Sant'Angelo è nella zona sud di Ischia, un promontorio molto interessante che si raggiunge con una strada a vicolo cieco e per questo è anche molto tranquilla dal punto di vista del traffico. E ci sono dei negozietti molto molto belli e una spiaggia particolare che adesso vi faccio vedere. Qui dalla piazzetta c'è il porticciolo e l'altro lato della spiaggia del promontorio. E vuoi più dalla vita? Vuoi qualcosa? Non lo so. Oh bene, ho fatto shopping, questo cappello. Che dici? Mi sta bene? Vicino a Sant'Angelo c'è Panza, la località Panza, dove c'è Sorgeto, un posto veramente interessante dove si scende a picco sul mare con delle scalette e si arriva in una zona molto ristretta dove però ci sono le acque sorgive caldissime dove si può fare il bagno in mezzo alle rocce, quindi vi consiglio anche Sorgeto. Adesso invece mi trovo sulla spiaggia di Citara dove ci sono i famosi giardini Poseidon che sono un parco termale. E vi devo raccontare che mio nonno partecipò alla realizzazione di questo parco proprio negli anni 60. Eh sì, su mio nonno vi farei una puntata apposta per raccontarvi le sue vicende perché veramente era una persona incredibile, un diplomatico, un inventore, un artista, una spia segreta, è veramente un personaggio, un romanziere. E vi racconterei veramente molte cose belle. Loro erano qua negli anni 60 perché nel 63 tra l'altro qui si girava il film Cleopatra con Liz Taylor, sicuramente ve lo ricordate, e mia mamma partecipò alla realizzazione del film come costumista e quindi erano qui e mio nonno insieme ad altre persone ebbe l'idea della realizzazione dei giardini Poseidon, che sono un parco termale un pochino più formale dove si usano le cuffie, ci sono delle vasche molto belle squadrate con la vista sul mare e sono molto diverse dai giardini del Negombo. Oggi non entrerò qui a fare i bagni perché noi stiamo facendo la mostra proprio all'interno del parco del Negombo, quindi adesso ci ridirigeremo proprio lì. Nel comune di Forio c'è anche questo parco molto interessante che è basato soltanto sulla coltivazione di piante cactacee, quindi esemplari anche molto grandi, si chiama Giardini Ravino, lo vedete qui alle mie spalle. Purtroppo non ho il tempo adesso di visitarlo, ma vi consiglio di vederlo. Eccoci al parco termale del Negombo, che è veramente un posto speciale. Come vedete alle mie spalle c'è anche un arco di pomodoro che troverete diverse sue opere all'interno di questo parco perché fu progettato poi insieme ad Ermanno Casasco. È un posto speciale perché oltre che essere termale sono tutte vasche che hanno un carattere molto specifico, che sono disseminate sulla montagna e a valle fino al mare. Questa edizione del Negombo, Ipomea del Negombo, ormai ci avviciniamo alla ventesima, è un evento dove portiamo piante tropicali insolite in tre giorni meravigliosi fra terme e piante.
Insomma, come avrete capito, ho una relazione con Ischia di ormai di terza generazione. Amo quest'isola, amo questi posti e quelli che vi ho mostrato in breve sono fra i più belli che visito. Poi ci sono ovviamente tutte le località di Forio, di Lacco Ameno, lungo il mare, Ischia Porto, Ischia Ponte, che sono veramente speciali. Quindi è un'isola che è da amare. Sono nella Mortella, uno dei giardini miei preferiti, nonché uno dei più belli d'Italia. E allora, siccome la sera, quando qui chiude, ci sono degli scorci bellissimi, dei tramonti, dei suoni, degli uccellini carinissimi, ve li faccio vedere un po'. Quanto mi piace passeggiare nella Mortella la sera, quando è tutto tranquillo e si cominciano a vedere le prime lucciole. Con questa vista poi su Forio. Adesso scendiamo giù nel giardino in valle, però bisogna fare silenzio perché c'è una conferenza in corso qui. Questo posto meraviglioso, è uno dei giardini più belli del mondo, ma è bello. Alla Mortella anche di notte ci sono i concerti. Sono i ranocchi che gracidano piano piano il grande stagno della valle tropicale.